Parliamo allora della prima casa, tasso fisso o variabile? L'abbiamo domandato a Patrizia De Rubertis del Fatto Quotidiano. È la domanda delle domande e la risposta è sempre la stessa, che ci sia crisi o no. Tutti i mutuatari che volessero dormire dei sogni tranquilli per la durata del mutuo, la sottoscrizione è quella di un mutuo a tasso fisso. La rata resta costante per circa 20 anni. Per tutti coloro invece i quali volessero sfruttare i vantaggi della crisi economica e quindi dei tassi di interesse praticamente a livello zero, la richiesta di un prestito a tasso variabile. Ovviamente in questo caso l'attenzione è un'unica, quella da prestare. Bisogna comunque sempre confrontarsi con la banca e seguire quello che è l'andamento economico. Questo perché? Perché le banche ovviamente non sono delle nostre amiche e nel caso in cui cambiassero delle condizioni vantaggiose, la banca non è tenuta a dircelo e noi in questo caso andremo a perdere un po' il guadagno che in questi mesi possiamo riuscire a ad ottenere con il taglio del costo del denaro.